Buonasera e benvenuti a I Fatti e le Opinioni. Mi trovate ancora una volta qui a fare da padrona di casa. Da venerdì prossimo tornerà il legittimo proprietario, fra virgolette, di questa trasmissione, che è il direttore Carmine Perantuono, ma è con grandissimo mio piacere personale che condurrò questa puntata perché ci saranno degli amici sparsi nello studio e anche da remoto, degli amici e delle amiche, anzi amica una, perché parleremo di un argomento che racchiude tante cose. Parliamo di arte e parliamo soprattutto di come il Covid non abbia fermato l'arte. Certo, difficoltà ce ne sono e ce ne sono state e ce ne saranno ancora per un bel po'. Tantissime. Pensiamo solo a tutti gli attori di teatro che sono fermi o che si sono dovuti reinventare, fare altre cose. Pensiamo naturalmente al cinema che ha dovuto confrontarsi, o alla televisione che ha dovuto confrontarsi con questa realtà. Ci siamo a distanza proprio per questo motivo, abbiamo un ospite in remoto proprio perché ci teniamo a rispettare le norme. Pensiamo naturalmente anche ai musei che sono rimasti chiusi e che comunque hanno provato a continuare un'attività anche sul web. Sono tantissimi musei che hanno organizzato visite virtuali, eventi, anche iniziative per i ragazzi, per i bambini, e questo sarà anche uno dei temi della nostra puntata. Insomma, il Covid c'è, non ha abbiamo potuto fare a meno, ahimè, di notarlo, ma c'è chi si è fatto camminare la testa, per non dirlo in abruzzese, e si è inventato qualcosa, anche per esserci, per rimanere. Perché, come si dice, non si vive di solo pane, ma insomma l'arte serve, la cultura serve, alimenta non solo anche il business, diciamo, ma alimenta soprattutto il cervello, credo. E allora, per parlare di tutto questo, di come siamo riusciti, nonostante tutto, a fare il nostro lavoro, televisione, musei, arte, cinema, quello che, di cui ho parlato poco fa, insomma, gli ospiti credo che siano adeguati, perché con me, alla mia destra, c'è Germano Del Conte, presidente di ICTA e nella CDA di No Man's Land. Cosa siano mai queste sigle e questo nome lo sveleremo fra poco. E poi ancora c'è Letizia Lizza, che saluto alla destra di Germano Del Conte, presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo. E in collegamento in remoto c'è il regista Pierluigi Di Lallo. Allora, buonasera a Salve a tutti. tutti e tre. Buonasera. Intanto cominciamo subito con un brevissimo giro anche per così Sì. salutare il nostro pubblico e per capire se condividete o meno quello che ho detto, per esempio, Del Conte. Certo, la condivisione di poter e dover continuare a lavorare sui progetti in ambito culturale e con ICTA anche in ambito cinematografico. Perché in questo momento risulta e diventa difficile operare, però con l'impegno e con un'adeguata ovviamente preparazione questo può essere fatto, non dico tranquillamente, ma comunque può essere fatto. Io rappresento sia la parte come presidente di ICTA, che è un incubatore culturale privato che ha iniziato in Abruzzo. Per l'Abruzzo a lavorare nel settore della cultura, con più precisione del teatro e del cinema, con un occhio che strizza sempre comunque un occhio all'arte. Per questo diciamo, è l'inizio che abbiamo avuto e quello che abbiamo voluto da questo progetto. E poi vi dirò insomma quello che abbiamo fatto, Sì, certo. Adesso è per per quanto riguarda, sì, inquadrarmi e farvi esatto. conoscere. Invece, per quanto riguarda No Man's Land, Mario Pironi, il presidente di No Man's Land, mi ha voluto all'interno del CDA. Io, con estremo onore e con estrema, diciamo, umiltà, sono entrato a far parte della famiglia No Man's Land, che ha diciamo, precorso i tempi con il museo all'aperto, il luogo d'arte all'aperto di Rota Cesta, che quindi proprio sotto il profilo Covid ha dato la possibilità di continuare ad andare a visitare il luogo, perché non pagandosi biglietto, essendo all'aperto, il distanziamento sociale è assolutamente Certo, questo infatti possibile. è uno dei E modi, no, questo che è può essere quello. utilizzato per frequentare l'arte anche in Esatto. questo periodo. Rota Cesta, Loreto, ma ne parleremo fra Certo, poco perché abbiamo certo, tante certo. immagini anche da mostrare.
saluto iniziale anche da parte di Letizia Lizza. Musei al chiuso in questo caso, perché parliamo del Museo delle Genti d'Abruzzo, del Museo Cascella, ma che comunque hanno avuto delle attività e sono riusciti ad essere sul territorio anche in questo momento complicato, giusto? Esatto, noi nonostante la chiusura abbiamo trasferito una parte delle iniziative che avevamo programmato dopo la riapertura estiva e le abbiamo trasferite sulle nuove tecnologie, quindi utilizzando al meglio le nuove opportunità che ci danno questi mezzi tecnologici. Quindi abbiamo trasferito visite guidate, attività didattiche, abbiamo realizzato una nuova app e con il contributo anche importante di Fondazione Pescara Abruzzo, un'app scaricabile su tutti i dispositivi mobili, della quale poi se volete vi parlerò, che consente anche da remoto di poter conoscere le collezioni dei musei che la Fondazione Genti d'Abruzzo gestisce, che sono il Museo della Genti d'Abruzzo appunto in Via delle Caserme, che è un museo demoantropologico, ed il Museo Civico Cascella, che si trova a poche centinaia di metri, che invece è un museo d'arte. E adesso parliamo di cinema con Pierluigi Di Lallo, regista, tra l'altro regista dell'unico, almeno il primo, probabilmente non sarà l'unico, ma il primo film girato in tempi di Covid, quindi che ha avuto a che fare sicuramente con le misure di precauzione, distanze di sicurezza, mascherine, disinfettanti, tutto ciò che ormai ci riguarda da un annetto, ma insomma non vi siete fermati, non vi siete fatti fermare, giusto Pierluigi? No, assolutamente no. Tra l'altro sul set avevamo anche un Covid manager che gestiva proprio la situazione pandemica mentre si girava, però siamo stati un po' fortunati perché comunque noi abbiamo girato da metà ottobre fino a fine novembre a Rapino, quindi questo piccolo centro di Rapino un po' dentro una bolla, però siamo stati anche un po' bravi noi a non tornare a casa, siamo rimasti un po' ovattati lì dentro con tutte le precauzioni. E eravamo la prima produzione a girare sotto Covid, con tutti i rischi e tutte le situazioni, però insomma c'era, per non fermarci, per non fermare tutta una situazione che non è per niente facile neanche da gestire, però per fortuna non abbiamo avuto mai un caso positivo, quindi siamo stati un po', non abbiamo abbassato un po' la guardia, ecco. Fra poco tra l'altro vedremo anche proprio il trailer del film girato a Rapino, ne parleremo un po' no, meglio. No, non è il trailer, è un piccolo backstage. È un piccolo il trailer, backstage, sì, sono pochi secondi, però insomma vale la pena vederlo, anche perché ci sono anche attori che sicuramente il pubblico conosce, però adesso questo era un saluto iniziale. Proviamo ad entrare un po' nel cuore del problema. Intanto Letizia, come hai imparato, diciamo, come hai imparato a confrontarsi con il Covid, quindi ad avere delle idee per far funzionare comunque le attività? Innanzitutto questa situazione richiede una grandissima resilienza, sangue freddo e anche ottimismo, cioè capacità di guardare oltre, affrontare le difficoltà guardando oltre, quindi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo incoraggiare i nostri colleghi, i nostri collaboratori, perché stiamo affrontando una situazione che comunque è transitoria, che sicuramente modificherà la modalità di produzione e di fruizione della cultura. Si parla di nuovi paradigmi anche nel mondo dei musei. E principalmente sin dal primo lockdown io alla direzione appunto di questi due importanti musei cittadini ho avuto nell'immediato due obiettivi, quello di salvaguardare i patrimoni custoditi all'interno dei musei e salvaguardare i posti di lavoro di chi con la cultura ci vive. E quindi anche adesso che siamo chiusi con questa seconda ondata, questa seconda fase di chiusura, stiamo effettuando innanzitutto un'attività costante che va sempre fatta anche a porte chiuse di monitorare, tutela e salvaguardia delle opere d'arte, dei reperti archeologici, dei reperti etnografici. Noi abbiamo circa 3.000 reperti nel Museo delle Genti e 600 opere d'arte nel Museo Cascella, che richiedono quindi un'attività costante di monitoraggio, e anche gli immobili, parliamo di immobili d'epoca prestigiosi che sono il Museo Cascella, che in questo momento c'è nelle immagini, che è un antico laboratorio cromolitografico
fondato da Basilio nel 1890. Il Museo delle Genti è ospitato uno degli edifici più antichi della città di Pescara, che è l'antica caserma di fanteria borbonica. Quindi sono immobili che richiedono costanti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria li facciamo ovviamente in collaborazione con i settori preposti del comune, perché comunque questi immobili sono di proprietà comunale. E poi quindi contenuto, ma anche contenitore e anche tutta l'impiantistica di reazione, di condizionamento, di sistema di antintrusione, tutto il sistema antincendio, perché ovviamente durante i mesi, soprattutto mesi di chiusura, spesso si creano dei problemi, così come in un appartamento ogni giorno c'è qualcosa che non funziona, una lampadina da sostituire, un elettrodomestico che non funziona. Qui parliamo di 7.000 metri quadrati complessivi con migliaia di oggetti all'interno, quindi ovviamente questa attività di salvaguardia, di monitoraggio, di manutenzione deve essere costante. Per quanto riguarda i posti di lavoro, noi tutti, me compresa, attualmente ci troviamo in un regime parziale di fondo di integrazione salariale, quindi rientriamo in servizio per effettuare questa attività di monitoraggio e salvaguardia e poi anche per erogare alla comunità, ai cittadini, una serie di servizi che comunque continuiamo a promuovere, perché i musei non sono soltanto fatti di oggetti, ma i musei sono anche fatti di persone, delle persone che ci lavorano, delle persone che fruiscono delle collezioni, dell'arte, della cultura, per tutta una serie di ragioni, perché lo dimostrano anche gli studi scientifici, l'arte, la cultura, la conoscenza aumentano la qualità della vita delle persone, perché i musei, soprattutto negli ultimi anni, erano diventati anche forte luogo di aggregazione sociale, quindi prima del lockdown si andava nei musei per diciamo star bene mentalmente, emotivamente, ma per incontrare anche altre persone, per condividere esperienze con altre persone. Quindi noi abbiamo cercato di mantenere il contatto con le nostre comunità di riferimento, che sono soprattutto comunità territoriali. Noi da sempre, sì, nei mesi estivi ospitiamo turisti, ma a differenza dei grandi musei nazionali, statali, che sono musei che ricevono ogni anno centinaia di migliaia di turisti, noi siamo sempre stati musei del territorio. Musei, vediamo tra l'altro nelle immagini proprio delle iniziative con i ragazzi, con i bambini, già sotto Covid, esatto, la mascherina, quindi qualcosa che si poteva fare. Durante le aperture, quest'estate, durante i mesi di apertura, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative. Questa è un'iniziativa chiamata Musei a cielo aperto, così abbiamo fatto attività didattica. Noi dalla fine degli anni 90 come fondazione portiamo avanti dei laboratori di diverse discipline, dall'arte all'antropologia, all'etnoarcheologia, all'archeologia sperimentale, quindi siamo sempre stati abbastanza all'avanguardia già negli anni 90 proprio nelle metodiche sperimentali di questi laboratori, e abbiamo utilizzato ovviamente tutti gli spazi aperti da noi gestiti, come questo meraviglioso cortile del Museo Cascella, che è pieno di arte e di bellezza, perché anche i laterizi di fine Ottocento sono disseminati di maioliche dipinte da Basilio e dai suoi figli, ci sono piante secolari, ma abbiamo utilizzato anche altri spazi importanti all'aperto che ci ha messo a disposizione il Comune di Pescara, quindi il cortile dell'Aurum, altro importante edificio e luogo identitario proprio della città di Pescara, o il Parco Villa Sabucchi, proprio per consentire anche a questi bambini di guardare e vivere gli spazi verdi e gli spazi antichi della città con occhi nuovi. Abbiamo fatto poi anche una rassegna di letture teatrali in collaborazione con il Florian, Forza Zio Mac, una rilettura di una bellissima autobiografia di Michele Cascella. Quindi durante i mesi di apertura abbiamo portato avanti una serie di iniziative, abbiamo fatto anche mostre di arte contemporanea. Allora, torno un attimo a Pierluigi Di Lallo, perché abbiamo sommariamente detto, primo film girato sotto Covid, ma entriamo un po' nel dettaglio, intanto parlando del film che si chiama Troppa Famiglia, che è stato girato appunto a Rapino. Allora, la prima domanda è perché Rapino? Allora, perché me la fanno un po' tutti. Quindi perché Abruzzo? Perché, certo. Sì, beh, io sono abruzzese doc, ma perché Rapino? Perché ho sbagliato strada. Ah, ecco. Cercavo un piccolo paesino nell'entroterra della Maiella. Quando vai a sciare non quasi mai entri dentro Rapino, perché vai verso la Maiella, e mi sono trovato in questa piazzetta di Rapino ed era una location perfetta in quello che avevo scritto, in quello che avevo in testa. Poi ho parlato con l'amministratore, con il sindaco, e abbiamo cercato di capire come fare anche sotto Covid, e la soluzione è stata giusta, credo, perché oggi i risultati sono venuti fuori. Abbiamo avuto un'amministrazione incredibile che ha gestito il Covid in un certo modo, in una certa struttura, perché comunque la situazione non era facile gestirla, e quindi insomma ce l'abbiamo fatta.
meno male, un po' di fortuna. Con quali misure pratiche? Ovviamente oltre le mascherine, no? Cioè è difficile, allora, per esempio, fatto ogni 5 giorni il tampone faringeo, naso, gola e il sierologico, proprio per l'assicurazione, per rispettare le norme Covid. E in più avevamo un responsabile Covid manager sul set che gestiva tutta la situazione, temperatura la mattina, tutti tamponati se non si poteva girare, e ogni 4 giorni veniva fatta questa situazione per tenere tutti un po' sotto controllo. Complicato. Mi chiedevo, mi capita di vedere in televisione, ovviamente, la cosa strana è che quando vedi dei film, magari di qualche tempo fa, no? E vedi persone assemblate o persone che si abbracciano, fa quasi un po' strano, cioè che siamo abituati, ormai è connaturato, no? Per cui pensi, oddio, ma non ha la mascherina, e invece stai vedendo un film di 10 anni fa. Ma io credo che il futuro sarà un po' questo oramai, noi dovremo conviverci con questa situazione, anche se le cose, io penso sempre che c'è sempre un inizio e poi ci sarà una fine, però il futuro sarà questa situazione qua, stare controllati su determinate situazioni, determinate cose. Ma le scene d'amore? Come si fa con le scene d'amore? Le scene d'amore è complicato, complicato, mi dispiace per gli attori. Che è complicato. Adesso sì. Ci sono un po' di escamotage, no? Sì, di solito la telecamera si sofferma sulla mano di uno, sì, sulla mano dell'altro, presa, li sì, fa, certo, e poi dopo si ferma e uno deve immaginare che quelle due mani lo raggiungono. Noi per tenere tutto un controllo, per esempio lì in studio, anzi che saluto, c'è insomma il coproduttore anche, che è Germano Del Conte, che ringrazio tantissimo. Io ho sempre detto di lui che è lungimirante, lui è un talento che va oltre, cioè riesce a vedere sempre le cose oltre prima degli altri, quindi credo che questo sia un dono che una persona ha, un imprenditore che ha queste visioni, per me chapeau. Anche lui con tutto lo staff dei produttori, ogni volta che venivano sul set venivano tamponati, Covid manager controllava anche lui, proprio per tenere una situazione di controllo. Cioè non è stato facile gestirlo, però ce l'abbiamo fatta. Certo, e il titolo della trasmissione era appunto che il Covid non ferma l'arte, no? Quindi è importante. Quindi le scene, diciamo, anche per Luigi d'amore piuttosto che di contatto c'erano normalmente, ma perché erano tutti comunque tamponati, tamponati. In sicurezza, quindi il cinema puoi farlo ugualmente. Questo quindi il cinema si può fare, bisogna trovare il modo di farlo anche vedere però al cinema. Certo, adesso ovviamente con la legge del Covid che permette di uscire col film direttamente con la distribuzione sulle televisioni, sulle varie piattaforme. Senza passare dai mesi obbligatori sulle grandi sale, quindi al cinema, dà la possibilità di uscire con i film direttamente in TV. Ovviamente, però le sale dobbiamo inventarci qualcosa per noi, le sale. Noi speriamo per Luigi, ovviamente ecco, noi nel pensiero di tornare nelle sale, perché comunque è un'emozione diversa. Certo, perché a casa si ha un'emozione, ci sono alcuni film che vanno in sala più forte e a casa meno forte, quindi la sala è evidente che dà una visione e una angolazione diversa di ogni produzione cinematografica. Cinema, parlando con Del Conte e anche con Di Lallo e parlando con Letizia Lizza Musei, non sembrano delle attività che non possono convivere con il Covid? Mi spiego, al cinema si potrebbero mettere un posto sì e due no, e nei musei si può procedere distanziati e ammirare lo stesso le opere d'arte che vi sono contenute. No, ma io dottoressa, c'è un po' troppa severità secondo voi in questo provvedimento che invece ha chiuso tutto? Non so se Pierluigi vuoi rispondere prima tu, io ho la mia idea. Io voglio dire, non voglio fare delle polemiche per carità, no, però no, fino adesso di... nei teatri, cinema, in determinato non c'è stato forse 2-3 casi di Covid. Sì. Poi noi accendiamo il televisore, nelle trasmissioni vediamo un pubblico in determinate trasmissioni. Allora io chiedo perché i musei, i teatri, il cinema non possono fare anche questo? Esatto, quello che dicevo, cioè anche mantenendo perché le distanze forse. Esatto. Certo perché è che siamo una pandemia, è la prima volta per cui secondo me scusami per Luigi. Secondo me c'è stato un taglio errato, perché erratamente condizionato da una valutazione errata, cioè di dire tagliamo il superfluo, quindi è stato visto come superfluo il cinema, ma piuttosto i ristoranti e poi casomai le trasmissioni, i musei, ovviamente, poi casomai le trasmissioni
trasmissioni televisive che hanno dietro un indotto economico più importante, più di peso, ovviamente nessuno le ferma, no? E quindi vede quello che dice per Luigi è giusto, vede le trasmissioni comunque distanziati, cioè poi non è quello che accade nella realtà. No, ma è giusto che la trasmissione vada avanti perché c'è comunque dietro un indotto pazzesco, distanziati, ma si può fare assolutamente, anche nei musei. Ma anche, certo. Allora, certo. Mi fermo un attimo perché abbiamo la nostra piccola pausa, ci ritroviamo fra poco partendo proprio da qui. Annuncio subito che la domanda che farò a Letizia Lizza è: ma in fondo dietro tutto questo, dietro tutti questi impedimenti e queste chiusure di musei, di cinema, di teatri, c'è un po' il vecchio concetto che con l'arte non si mangia? Questa è la mia domanda fra poco. Eccoci tornati. Allora, avevo annunciato la parola a Letizia Lizza per questa domanda, che è un po' quella che insomma è venuta fuori nell'ultima chiacchierata di poco fa. Il concetto dietro a tutti questi impedimenti è quello che l'arte è superflua, che con l'arte non si mangia? Allora, purtroppo sì, bisogna un pochino scardinare questo luogo comune. L'arte, la cultura, lo dicevamo poc'anzi, anche nella Convenzione di Faro è stato ribadito, sono elementi che contribuiscono ad aumentare la qualità della vita del cittadino. Quindi, dal mio punto di vista, sono servizi essenziali, al pari della sanità, al pari della scuola. Tutti i cittadini hanno diritto a poter accedere ai beni culturali, perché i beni culturali sono uno strumento attraverso il quale attuare anche delle pratiche virtuose di cittadinanza attiva, di tutela di quella che è la nostra memoria collettiva, la nostra identità individuale e collettiva. E come dicevo prima, i musei svolgono anche un importante ruolo di aggregazione sociale. Noi prima del Covid avevamo tutta una serie di progetti con i detenuti, con i migranti, con i diversamente abili, con gli anziani che frequentavano costantemente il museo e partecipavano alle nostre attività, che avevano proprio un ruolo socializzante importante. Durante i mesi di apertura quest'estate noi abbiamo applicato rigorosamente, quasi in maniera maniacale, tutte le indicazioni che ci sono state date anche dalla sovrintendenza, perché nel momento in cui si va a sanificare un ambiente dove ci sono opere d'arte o materiali organici e deperibili, bisogna applicare tutta una serie di cautele e di prodotti che sono diversi rispetto a quelli che magari si usano. Tra l'altro dovremmo avere le immagini proprio di quei, eccole, sì, infatti, di questi momenti. Sì. In regia Francesco Specchiulli ha centrato di pieno l'argomento. Quindi abbiamo fatto un tipo di sanificazione per gli spazi comuni, gli ingressi, le scalinate, i cortili. All'interno delle sale espositive abbiamo dovuto adottare tutta un'altra serie di procedure e di materiali. Poi abbiamo rispettato in maniera davvero maniacale gli ingressi contingentati, la prenotazione obbligatoria, la presenza di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento fisico, ovviamente con un incremento da parte nostra di investimento per l'acquisto dei termometri con i quali misurare la temperatura all'ingresso, anche l'implementazione di tutto il manuale della privacy, perché ovviamente poi io devo prendere i dati di tutti coloro che entrano all'interno della struttura per la tracciabilità, quindi anche il manuale privacy, che è un altro obbligo al quale noi insomma ci dobbiamo attenere, ha richiesto delle implementazioni. Abbiamo dovuto incrementare anche il personale, perché il servizio di sorveglianza deve essere garantito al fine di salvaguardare ovviamente il distanziamento fisico, e quindi c'è stato davvero un investimento importante da parte nostra per garantire la massima sicurezza ai lavoratori e ai visitatori di questi musei. Quindi in realtà si può visitare un museo se queste regole, se queste norme sono rispettate, si può visitare un museo tranquillamente. I musei sono davvero i luoghi più tranquilli dove il Covid non si prende, facciamo aerazione costante, disinfezione costante delle maniglie, dei bagni, ripeto, noi davvero l'abbiamo fatto in maniera, non dico esemplare perché la perfezione non esiste, ma ci siamo impegnati tantissimo quest'estate nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Anche le attività didattiche per bambini noi le abbiamo fatte con un operatore ogni 7 bambini, quindi rispettando alla lettera quelle che erano le normative per le attività educative all'aperto date dal Ministero. Luigi Di Lallo, parliamo un po' del film, cominciare dal titolo, Troppa Famiglia, perché troppa famiglia. Vogliamo farci precedere dal breve backstage. Vediamo se appena lo vediamo inquadrato lasciamo parlare un attimo le immagini e poi invece, eccolo. Thank you.
Allora, quando lo vedremo, chissà dove, nelle sale, a casa, dovunque no, si no, possa? No, sarà nelle piattaforme, adesso stiamo cercando di capire bene come, dove, ma sicuramente o Amazon o Netflix o Sky, perché adesso i cinema sono chiusi purtroppo. Quando? Entro? Marzo-aprile. Marzo-aprile. Questo periodo, questo qui, sì. Parliamo un po' della trama e degli attori. È una commedia, troppa famiglia, è un po' un omaggio a Monicelli, Parenti Serpenti. Mm-hmm. Abbiamo anche toccato girato una su Mona, tra l'altro. Sì, Parenti Serpenti è stato girato su Mona. In più abbiamo toccato, a livello di sceneggiatura, drammaturgicamente parlando, un po' l'Ettore Scola, un po' dei dialoghi fatti in un certo modo. E abbiamo raccontato, ho voluto raccontare questa famiglia, di questo lui vedovo, Alfredo e Felicetta vedova, si rimettono insieme, hanno due figli in comune, fanno anche una figlia, quindi tre fratellastri. Loro cercano di andare in pensione, vogliono godersi questa pensione in Portogallo, ma poi subentrano questi tre fratelli dentro casa e succede un po' di tutto, però non vi posso dire il finale. Se ne sta parlando molto bene, molto molto bene di questo film, della trama, della storia, c'è un finale che nessuno si aspetta, insomma un po' una follia dentro c'è, girato poi soprattutto sotto Covid, dove racconto anche un po' il Covid. Ok, e quindi è presente non solo nel backstage il Covid, ma anche nella storia. No, beh, è girato il periodo in cui nasce proprio il Covid, no? Il primo caso a Codogni, e da lì parte anche un po' la storia di questa troppa famiglia. Pierre, anche un lieto fine sul Covid, no? Sì, una commedia, quindi non voglio svelare nel finale, però molto divertente. No, certo. Io però mi chiedo sempre come sarà la presenza del Covid nei prodotti futuri dell'arte, della letteratura, del cinema, del teatro, ci dovrà essere. Mi aspetto la grande produzione americana da un momento all'altro. Sì, forse per Luigi sulla distribuzione con Alessandro Gatto, che è Gatto Film, che è il distributore, sì. vari dell'Explorer, abbiamo tante richieste su questo film, perché Pierluigi ha scritto una bella storia, soprattutto ha scritto una storia che un po' diversa dalle solite, quindi vista sul set sono venuti anche dei personaggi importanti della distribuzione, sì. della Rai, senza fare nomi ovviamente, e sono interessati grazie a Dio al prodotto. Io devo dire che la cosa bella di questo film è finalmente in Abruzzo un'amministrazione regionale che ha dato spazio, perché noi abbiamo anche vinto un bando che ha permesso di finanziare il film, e non come al solito con pochi euro, ma con un aiuto cospicuo. Quindi si ringrazia giustamente questa amministrazione regionale, il presidente del Consiglio regionale Sospiri, che ci è stato vicino e si è interessato sia alla cultura che al cinema, che fino a prima non si erano mai interessati, anche perché Pierluigi ha prodotto altri due, questa è la sua terza opera, almeno di un lungometraggio, in Abruzzo. L'Abruzzo noi lo sponsorizziamo sia come ICTA che con No Man's Land, perché riteniamo che sia una regione assolutamente speciale, ecco, non dire purtroppo di l'assenza più. Per lunghi anni della Film Commission credo che abbia determinato un guasto gravissimo. Alla fine, dottoressa, adesso non perché io devo fare, però prima mi riferivo proprio al fatto di personaggi come Germano Del Conte, che bisogna sposare questi personaggi, perché sono comunque, vedono oltre determinate cose, perché il cinema, l'arte è un indotto pazzesco. Quindi quando ci siamo posseduti con Germano e con Alessandro Gatto, il produttore, abbiamo scelto proprio insieme di ok, ricominciamo dall'Abruzzo, riportiamo un film in un certo modo in Abruzzo, e ci siamo mossi con una grande energia per fare un prodotto in un certo modo. Però io da solo non riesco a fare nulla se non ho una situazione importante dietro. È chiaro, infatti. Quindi ecco, questo è importante sottolinearlo, perché quello che ha detto lei rispetto alla Film Commission, alla fine ICTA nasce come provocazione, no? Quasi un incubatore culturale, una Film Commission privata. Esatto. E la verità è che l'Abruzzo finalmente, con l'intervento sostanziale sulle produzioni cinematografiche, inizia a riaprirsi verso il mondo del cinema, perché comunque sia, lo hanno fatto già altre regioni che non voglio citare
parlare perché sono sempre le stesse. Sempre, se la Puglia, tanto esatto, la Puglia, il Trentino, poi invece no, in Abruzzo si sta facendo e noi vogliamo fare altre produzioni, le vogliamo proporre a questa amministrazione regionale che comunque è sensibile verso questo. Ecco qual è la cosa interessante, perché solitamente non era successo e quindi oltre che Pierluigi, ovviamente la verità è che per vincere un bando poi deve avere tutte le caratteristiche, certo. E il film aveva queste caratteristiche, ma soprattutto di budget di spesa non bassissimo e di importanza del cast e della storia che comunque era, certo, fatta come si deve, cioè per Luigi. Io mi auguro davvero, ne abbiamo parlato altre volte in altre occasioni, in altri programmi, ma mi auguro davvero che l'Abruzzo possa fare da set cinematografico a tante cose, perché ha tanti luoghi belli o suggestivi o comunque giusti per raccontare le storie, per raccontare storie diversificate. Me ne sono occupata, ci sono film o anche pubblicità o anche serie TV i cui luoghi magnifici insospettabilmente sono proprio quelli abruzzesi, ma ne potrei citare milioni di questi. Non lo farò perché voglio dare la parola a Letizia Lizza, certo. Stiamo cercando anche il prossimo, lo voglio girare dentro un museo, voglio parlare con Letizia. Assolutamente, ecco qua, pronti, abbiamo fatto il danno, abbiamo creato Rete 8 vi chiederà i diritti ovviamente, perché giustamente va bene, va benissimo, purché ne parliate del progetto ovviamente. Qui da noi un museo è bello, mi piace l'idea del museo. Posso ricordare il cast del film? Sì, ma te l'avrei chiesto fra poco. Ah, ok, va bene. Allora fai finta che non ti ho detto nulla. Va, esatto, bene, facciamo finta. Invece a Letizia vorrei chiedere un'altra cosa. Tornando ai musei, immagino che lei conosca tanti musei del mondo, anche perché quando uno opera in un settore ovviamente si guarda intorno e vede cosa fanno gli altri, no? C'è un museo preferito e corrisponde al museo che vorreste far diventare nell'ambito dell'attività locale, insomma, pescarese? Allora, io sono in collegamento ovviamente con i musei innanzitutto italiani attraverso la rete ICOM, che è International Council of Museums, è un'associazione internazionale che ha sede a Parigi, che è comunque è molto presente, radicata sul territorio, sui territori anche in Abruzzo, cioè il coordinamento ICOM Abruzzo, quindi ogni giorno abbiamo webinar di ore con le varie commissioni tematiche in cui si discute, si riflette. Ovviamente ci sono tante eccellenze sul territorio nazionale e internazionale, ovviamente, tante eccellenze con delle buone pratiche da prendere come punti di riferimento, quindi ce ne sono davvero tante, tantissime. Ovviamente più un museo è forte e potente, i grandi musei statali o musei che possono accedere a grossissimi finanziamenti plurimilionari, è ovvio che hanno tutti i mezzi economici per attuare le pratiche e per fare le cose più belle. Piccoli musei, il problema è dei piccoli musei. Sì. E io faccio parte, se anche, c'hai un Leonardo dentro il museo, non è che ti è serve, chiaro, poi tanto, diciamo, che parla la Gioconda, cioè, ti aiuta, ecco. In questo museo, in questo momento parlo dell'Italia, perché poi per alcuni paesi come l'America è ancora più drammatico il quadro, perché lì non c'era alcuna tutela dei posti di lavoro, quindi grandi musei come il Metropolitan o il MoMA hanno licenziato in tronco tutti coloro che si occupavano per esempio di servizi al pubblico, di didattica eccetera. E in Italia il problema è quello dei piccoli musei, dei musei gestiti dagli enti locali, che sono allo stremo delle forze, dai musei gestiti da fondazioni, da piccoli musei privati, che ovviamente non potendo contare sui finanziamenti statali costanti hanno problemi di sostenibilità economica, perché nel momento in cui noi andremo a riaprire, e mi auguro che lo faremo al più presto, avremo un incremento dei costi, perché comunque le pulizie sanificanti devono, certo, essere incrementate, la sorveglianza deve essere incrementata, con una riduzione drastica dell'introito pari al 70-80%. Noi ovviamente abbiamo fatto una pianificazione anche delle attività future, quando riapriremo noi abbiamo già messo in conto che avremo l'80% delle contrazioni delle entrate, perché se io prima con un'attività, con un biglietto riuscivo a mettere insieme 20, 30, anche 40 persone, adesso con il distanziamento io posso far accedere alla struttura massimo 10 persone. Certo. Quindi la preoccupazione è questa, trovare un punto di equilibrio tra i costi e ovviamente i costi di gestione di queste strutture, di produzione di attività e di erogazione di servizi e entrate. Ovviamente anche io approfitto di questa occasione per ringraziare gli enti locali che ci supportano e senza
senza la cui presenza, senza il cui sostegno anche finanziario non sarebbe possibile fare nulla, che sono innanzitutto il Comune di Pescara. Comune di Pescara che è l'ente proprietario degli immobili e peraltro che fa parte della Fondazione Genti d'Abruzzo. La Fondazione Genti d'Abruzzo è una fondazione partecipata, il presidente della fondazione è il sindaco e quindi abbiamo in primis l'impegno importante del Comune di Pescara e poi anche della Regione Abruzzo che sia per il 2020 che per il 2021 ha stanziato dei contributi che per noi sono stati fondamentali per sopravvivere e per continuare ad erogare anche gratuitamente, anche attraverso i canali digitali, dei servizi agli utenti, ai visitatori virtuali e quindi a mantenere questo contatto con le comunità che è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Sì, soprattutto come diceva giustamente Letizia Lizia, per questi musei più piccoli che non hanno la garanzia di poter contare sulla presenza di quella opera che ti porta comunque gente, eccetera. Immaginate invece, pur nella bellezza di quanto vi è custodito, però è chiaro che la Gioconda richiama il mondo intero, anche quelli che di arte non ci capiscono, ai quali non interessa un bel niente dell'arte, però riesce fanno a fare un passaggio vado a Parigi che fa, non vedo la Gioconda, ecco, certo, per dire. E quanto invece debbano combattere di più e improvvisarsi anche comunque imprenditori proprio per far funzionare, sì. Non si tratta solo di custodire una stanza con delle belle cose dentro, ma si tratta di inventarsi qualcosa per sopravvivere. Esatto, bisogna proprio avere un approccio di tipo imprenditoriale, proprio di tipo imprenditoriale, perché alla fine i conti devono in qualche maniera quadrare. Certo. In ogni modo noi, nonostante le tante difficoltà, attualmente abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative appunto sui canali digitali e quindi ecco, le vorrei presentare in maniera tale sì, che ne parliamo fra poco perché chiudo la parte, diciamo, relativa a completo la parte relativa al film con Pierluigi Di Lallo, perché poi continuiamo a parlare anche di arte e arriviamo anche a No Man's Land. Pierluigi, sono in debito del cast sul film Troppa Famiglia. Lo vogliamo ricordare? Io vi devo anche lasciare perché sono in una location, sto girando uno spot per il pastificio Rustichella, quindi ci siamo un attimo fermati per fare proprio questo intervento che era importante. Perfetto, allora ricordiamo. Il film è prodotto da Gatto Film, da Alessandro Gatto, con la Variety e Explores e ICTA di Germano Del Conte. Un cast incredibile. Quando gli ho mandato la sceneggiatura hanno tutti detto subito sì, da Ricky Memphis, Antonello Fassari, Alessandro Tiberi, una Claudia Potenza straordinaria, Daniela Giordano e Riccardo Graziosi, che sono stati anche sceneggiatori, oltre ad essere i protagonisti del film. Abbiamo due attori importantissimi abruzzesi, che è un grande Federico Perrotta, un esordiente Francesco Sarmiento, insomma abbiamo attinto anche sul territorio, e poi una grande partecipazione straordinaria della Rocío Muñez Morales, che conosciamo tutti come la compagna attuale di Raul Bova. Abbiamo Ketty Felletti e poi per la prima volta sul grande schermo il nipote di Gino Santercole, Pietro Santercole. Ah. Un cast incredibile, sì. Le musiche sono di Umberto Smaila. Bellissima anche la canzone, bellissima la canzone che ha scritto Umberto Smaila per il film. Bene. Veramente un grande maestro. Benissimo, allora tutti a vedere, se non al cinema, famiglia. Dovunque troppa sia, troppa famiglia. La famiglia è un tema preziosissimo per chi fa cinema e teatro, soprattutto posso il cinema, vedo che la sta esplorando, le serie anche la stanno esplorando, proprio rivoltando come un calzino questa famiglia. Dottoressa, che posso dirlo in milanese? Sì. Un film è bello. Va bene. Posso dire il finale per lui? Mi consenti? Sì, mi consenti? Certo, dimmi. Ci fidiamo. Muoiono tutti. Okay. No, non è vero. Vabbè. Non è vero, che poi la gente ci prende seriamente perché abbiamo fama di essere una televisione seria. Io vi ringrazio. Grazie. Di cuore, veramente. Grazie. Chiedo scusa, ma ho i tempi proprio. Ringrazio la dottoressa, ringrazio Letizia e Germano. Ciao Pier, grazie. Un abbraccio grande. Arrivederci a presto, ciao. E viva l'Abruzzo e forza l'Abruzzo, sempre. Esattamente. Allora, piccola pausa e torniamo per l'ultima tranche. Eccoci tornati, allora siamo pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione e avendo salutato già il regista Pierluigi Di Lallo, con Germano Del Conte comunque ci occupiamo ancora di questi argomenti, ma soprattutto in questo caso di arte, perché parliamo di un'altra iniziativa che vede coinvolto Del Conte, cioè la No Man's Land, e ne abbiamo fatto cenno prima, spieghiamo anche di che si tratta, e con Letizia Lizia invece sempre in quest'ultima parte della trasmissione andremo a parlare
dei progetti, delle cose che comunque si stanno per fare, speriamo che si facciano quanto prima, ma comunque si faranno perché sono già in cantiere, per così dire. Allora, che cos'è No Man's Land e che cosa può fare un nostro telespettatore? No Man's Land è una fondazione che si occupa ovviamente di arte, vede come presidente Mario Pieroni, come presidente onorario prima Jona Friedman, che non c'è più da circa un anno, e adesso la figlia di Jona Friedman, al quale abbiamo continuato a dare il ruolo presidente onorario di No Man's Land. No Man's Land, come scrive nell'epiteto di Jona Friedman, belong to everybody, cioè accessibile a tutti. Quindi, oltre a una produzione di libri e di testi per tutti i lavori abbiamo messo in campo, a Rotacesta, come si può vedere anche dalle immagini, cioè in un luogo sempre d'Abruzzo, a pochissimi passi da Laureto, in un vecchio noceto, è stato praticamente istituito questo museo, luogo d'arte all'aperto, con le prime installazioni di Jona Friedman e Jean-Baptiste de Cavel, che si sono susseguite. Qui vediamo quella di Alberto Garrutti, una delle ultime opere, installazioni posate, e praticamente la possibilità di andare in questo posto sempre, comunque, a qualsiasi ora, perché è sempre aperto. Questo ci porta anche, oltre alle solite possibilità rispetto alla pandemia, però io che vorrei un po' lasciare per parlare di quello che succede in questo luogo, è la possibilità che anche i bambini, senza pagare ovviamente il biglietto e senza fare niente, possono andare in questo posto e immaginarsi l'arte come meglio credono. E nessuno ha toccato niente. La cosa bella è che è un luogo aperto, non sono stati mai fatti atti di vandalismo, non sono stati mai fatti atti di cercare di prendere quello che c'è sul posto, perché comunque ci sono delle opere che hanno degli interpreti molto importanti. Jimmy Duran con Solid Ground ha posato una porta sul terreno. Qui vediamo ovviamente le canne di bambù che hanno messo questa struttura di Jona Friedman. Sempre queste sono le pietre di Jona Friedman, che dall'alto rappresentano un'indicazione. Una sorta di lens art anche. Sì, assolutamente. E poi diciamo che ci si è mossi verso questa direzione. Questa, come fondazione, Mario Pieroni e Dora sono stati molto bravi a anticipare i tempi, perché comunque sia in un'altra realtà sempre, non diciamo. C'è, sì, lo fanno da sé. Sì, negli anni 70 loro già nel museo dei Regenti, prima era il Bagno Borbonico, il Museo dei Regenti d'Abruzzo, hanno portato degli artisti di fama internazionale, da Cunellis, sì, a Fabbro, Pescara, devo dire che in quegli Metz. Anni è stata veramente fondamentale a livello internazionale, poi proseguita, anche se pensiamo a tutte le edizioni di Fuori Uso, però gli apripista, certo. Loro, poi oggi c'è anche, mi piace citare, la Galleria Vistamare di Benedetta Spalletti, assolutamente, di assoluto rilievo, amica e insomma grande e coraggiosa, no? Perché poi questi sono campi in cui bisogna essere coraggiosi, altrimenti. Assolutamente, assolutamente. Poi la verità è che nelle cose, la differenza secondo me delle intuizioni che ognuno di noi dovrebbe avere, non è sempre la linea dell'economicità delle cose, e la linea del, come diceva prima Letizia, anche quella di capire che dietro le cose, dove non c'è economicità, molte volte c'è un benessere psicologico, no? Quindi il fatto di poter vedere un luogo d'arte, il fatto di poter girare un film, il fatto di poter andare in mezzo alla natura con quella tranquillità che ti permette di stare meglio. Tra l'altro credo che questo binomio, che comunque ovviamente non è nuovo, ma insomma credo che sia sempre efficace, il binomio fra arte e natura. In uno degli ultimi viaggi mi è capitato di andare ad Oslo, che è una città che ha dei bellissimi parchi, ovviamente, e in tutti questi parchi ci sono tantissimi inserimenti culturali, c'è il parco con le statue, c'è il parco con opere d'arte, con installazioni varie, e ci stanno benissimo, cioè certo, ti ci trovi a viverle, a camminare sotto, a camminare dentro, sì, a camminare infatti a fianco. Vi invito ad andare a Rotacesta per questo, perché la sensazione che si ha è il contatto con la natura. Poi Alvin Curran, presenta, ha fatto un'installazione, la prima con un pianoforte che comunque suona continuamente, e ti dà una sensazione diciamo di diversità rispetto alla percezione normale delle cose.
Esatto. Donatella Spaziani, anche in una installazione, recita delle poesie che si sentono nei luoghi del Noceto. Cioè, quindi diciamo che c'è un impegno rispetto al, mi scuso per la ripetizione, al proprio rispetto. Cioè, quindi si va verso una sensibilizzazione di chi ne è utente. Allora, parliamo di futuro. È così bello parlare del futuro, sì, esatto. Letizia Lizza. Qual è il futuro per il Museo Cascella, per la Fondazione, per il Museo delle Genti? Allora, finché purtroppo le attuali disposizioni ci costringeranno a tenere chiuse le porte al pubblico, noi continueremo ad erogare, come abbiamo fatto in questi mesi, i nostri servizi gratuitamente e attraverso canali digitali che sono il sito, il canale YouTube o anche la pagina Facebook, attraverso le quali abbiamo caricato una serie di visite guidate e tematiche di approfondimento di alcuni aspetti delle nostre collezioni. Una rassegna chiamata Musei Narranti, che è tuttora fruibile, quindi chi vuole da casa si può collegare o alla pagina Facebook o al canale YouTube Museo della Genti d'Abruzzo e comodamente seduto in casa propria seguire queste visite guidate che abbiamo registrato, che approfondiscono alcuni aspetti, alcuni temi delle collezioni e quindi della storia dell'Abruzzo e del territorio, dalla storia della ceramica che parte dal Neolitico ed arriva fino ai giorni nostri, o alle tecniche artistiche adoperate da Basilio e suoi figli, o all'aspetto antropologico legato alle pratiche rituali dell'Abruzzo agropastorale. I temi sono tanti. Poi il 23 dicembre abbiamo inaugurato una app che, quando riapriremo le porte, fungerà da nuova audioguida, diciamo che è un'app scaricabile attraverso la piattaforma Etsy Travel su tutti i dispositivi mobili e che va a sostituire la tradizionale audioguida, che è anche un servizio aggiuntivo spesso a pagamento nei musei. Sì. Anche per rispettare le norme Covid, ogni visitatore potrà utilizzare il proprio dispositivo per scaricare gratuitamente, perché è un servizio gratuito che erogheremo, sia i testi che una registrazione audio di una bravissima attrice che è Antonella De Collibus, che ci ha prestato la sua voce proprio per accompagnare il visitatore, ma questa app è fruibile anche da remoto per preparare la visita o anche per tornare dopo la visita ad approfondire alcuni aspetti. È già è utilizzabile, quindi chi vuole scaldare i motori in attesa di varcare le nostre soglie, le soglie dei nostri musei, può già andare a vedere di che si tratta e quindi usufruire di questa visita guidata. Poi ancora sul nostro sito è presente il catalogo cartaceo di una mostra molto importante che abbiamo fatto di arte contemporanea a dicembre, 70 artisti abbiamo coinvolto, a cui ha fatto seguito poi un'asta virtuale, la prima volta che ci siamo lanciati in questa impresa attraverso un battitore virtuale. Abbiamo fatto quest'asta di beneficenza che noi facciamo ogni anno, che è una delle più importanti attività di fundraising della Fondazione, perché tutti gli artisti coinvolti, che sono artisti sia locali che di fama nazionale che internazionale, hanno donato alla Fondazione un'opera che è andata in mostra. Poi queste opere sono state vendute all'asta e i proventi di questa quest'asta serviranno a finanziare parte delle attività culturali e di ricerca della Fondazione, perché noi come Fondazione siamo anche un ente di ricerca sul territorio. Noi abbiamo un programma pronto poi per essere attuato in presenza, che è il riprendere le fila di ciò che era rimasto in sospeso, con visite tematiche interattive, laboratori per adulti, laboratori legati a varie discipline, sia agli antichi saperi, agli antichi mestieri, quindi di tessitura, di ceramica, di orificeria, di tombolo, che di tecniche artistiche. Avevamo appena iniziato un laboratorio di tecnica del restauro, e da fare al Cascella, che praticamente consiste nel restauro da parte di una bravissima restauratrice storica dell'arte di un pannello in legno realizzato da Pietro Cascella. Quindi il 2021 si sposa perfettamente con questo progetto, perché ci sono proprio le celebrazioni del centenario di Pietro, e sarà un'attività di restauro molto importante che sarà erogata sotto forma di lezioni aperte al pubblico. Quindi la restauratrice durante il restauro spiegherà che cosa sta facendo e farà anche proprio delle lezioni pratiche di restauro di opere su tavola. Quindi lezioni per adulti, lezioni per bambini, laboratori didattici per bambini, mostre di arte contemporanea, perché il Museo della Genti d'Abruzzo è un museo demoantropologico che racconta la storia, quindi il nostro passato, ma guarda anche al futuro. E quindi noi da sempre abbiamo sempre dato, appunto, già prima di esistere come Bagno Borbonico, come ricordavamo prima, negli anni 70, spazio e voce agli artisti. Per noi avere un rapporto, un dialogo continuo con gli artisti, con l'arte contemporanea, è fondamentale, perché l'artista ci aiuta a leggere il reperto archeologico
archeologico o il reperto etnografico di fine Ottocento con una nuova luce, con la sua sensibilità, e quindi è sempre un valore aggiunto la collaborazione che noi abbiamo con questi artisti. E abbiamo anche in cantiere una serie di pubblicazioni da fare, perché noi come ente di ricerca dobbiamo poi restituire la comunità il frutto delle nostre ricerche, quindi pubblicazioni di studi di antropologia, di storia, e quindi davvero le cose da fare sono tante. Continuerà la collaborazione con il Florian, con il Florian Metateatro, con delle produzioni specific site, come si usa dire oggi con questo termine inglese, cioè pensate appositamente per valorizzare i nostri musei, e quindi noi speriamo anche di collaborare con gli ospiti della trasmissione, con il regista, per future è nato qualcosa, ancora non so dirvi cosa. Molti musei importanti sono spesso presenti sui set cinematografici, tre anni fa, sempre con uno dei primi lavori ICTA, con Claudio Zamarion, abbiamo fatto una produzione dentro al Maxi di Roma, nel Museo d'Arte Moderna di Roma, e abbiamo vinto un premio a Venezia con un corto che si chiamava, quindi non era proprio un film ma un cortometraggio, Io sono Rosa Park, ed era idoneo per raccontare una storia, si è risultato molto idoneo per raccontare una storia all'interno di un museo, cioè tutto girato all'interno del Maxi. Sì. E del Conte invece abbiamo parlato di tante cose che riguardano l'ICTA, sì. Incontri, cultura, cinema, teatro, arte, nata nel 2018 come incubatore culturale. Abbiamo parlato di No Man's Land a Loreto, abbiamo parlato del film Troppa Famiglia e di altre iniziative. Poi, adesso che arriva? Adesso noi abbiamo... C'è una cosa di cui si può parlare poco? Possiamo parlare tranquillamente della parte imprenditoriale, non della parte artistica, perché sono in essere ovviamente degli accordi di riservatezza, poi quando sarà il momento giusto questa cosa potrà essere detta tranquillamente, quindi non per non volontà, ma quantomeno per serietà. Esattamente, dell'ex FEA, che è la Ferrovia Elettrica Abruzzese, che poi alla fine rientra anche nel percorso di Rota Cesta, perché questo trenino elettrico collegava l'entroterra alla costa. E questo luogo, che negli anni è stato abbandonato, al tempo è stato provato a rimettere su anche con degli sforzi onorevoli da parte di Cesare Manzo, perché va citato nel bene e nel male, ha auspicato le elezioni di fuori uso, è riuscito a portare in Abruzzo comunque il maestro Pistoletto, che comunque in quei tempi è venuto, ha fatto anche delle rappresentazioni, comunque sia c'è stato un passaggio. C'è stato quindi questo passato storico rispetto a un servizio pubblico, e quello ferroviario. C'è stato questo taglio o questo squarcio rispetto all'arte contemporanea. Noi adesso abbiamo vinto il bando con la regione per gestire e per rimettere a posto questo luogo e tenerlo per 49 anni, dove il progetto è un progetto che comunque ha un costo con la Società Italiana Immobili, che è quella che in questo caso rappresento, che ha un costo di diversi milioni di euro, non voglio essere impreciso perché poi durante l'opera si capirà questo costo quale sarà, e vogliamo riportare anche in questo caso un luogo d'arte, quindi togliere un parcheggio che per assurdo è abbastanza, è impopolare se tu togli un parcheggio a una città e dai un museo. A pescare così. ho capito che questa invece è una cosa che purtroppo a me mi trova assolutamente in disaccordo, perché siamo contornati da macchine sui marciapiedi da tutte le parti, compreso me stesso, cioè non faccio il puritano, pure io vorrei parcheggiare sempre dentro un negozio piuttosto che dentro un'attività, però se leviamo uno spazio che per i parcheggi, per ridarlo alla città, questo infatti recita anche quello che noi abbiamo scritto, stiamo lavorando per restituire questo luogo alla nostra città. Ed è quello. Luogo storico. Luogo storico, noi manterremo tutte le strutture come sono, dall'interno ci verrà un luogo d'arte, perché non parliamo di museo ma di luogo d'arte, perché ha anche una visione dinamica, almeno per quanto riguarda il nostro discorso. Per quanto riguarda la parte imprenditoriale, ci sarà una parte di co-working nel rispetto del bando vinto e una parte di promozione dei prodotti tipici e del bistrò, rigorosamente divisi dal museo, perché il lavoro che si andrà del luogo d'arte, scusatemi, perché il lavoro che si andrà a fare sul luogo d'arte sarà molto preciso e rigoroso,
e non, non strizza l'occhio, ecco, al marketing, cioè senza nulla togliere le grandi fondazioni che hanno aperto dei musei, almeno si sono mossi in una direzione giusta, e però, capito, mangiare il panino mentre guardi il quadro è piuttosto la fame, e mentre c'è un po' più di rigore. Detto ciò, saremo contenti, appunto, io sono molto contento di questa iniziativa, dove non, imprenditorialmente forse sarò anche una, diciamo, tra virgolette un insuccesso, cioè non c'è un guadagno, ecco, cioè, se riuscirò a guadagnare qualcosa sarò molto bravo, però cercherò sicuramente di restituire un luogo alla mia città, anzi no, alla mia città d'adozione, perché io sono teatino di nascita, e quindi questo è quello che io voglio fare, spero di riuscire a fare insieme a Francesca Toppi, che mi accompagna con la Società Italiana Immobili. Idee, qua frullano le idee, siamo a pochissimi minuti dalla fine, allora cominciamo con i saluti e con due, massimo tre minuti che do a Letizia Lizza per completare quello di cui abbiamo parlato e anche darci qualche appuntamento interessante. Allora, il prossimo appuntamento, ma proprio immediato, è un ciclo di lezioni per adulti che faremo online. E sono 7 incontri che partiremo il 7 febbraio. Uh-huh. I docenti sono Cristian Dolente e Serena Dorazio, che terranno lezioni sulla storia dell'Abruzzo, andando ad affrontare alcuni temi dalla storia dell'incastellamento al monachesimo, alle collezioni d'arte. E quindi invito i telespettatori che vogliono ricevere informazioni a mandare una mail a questo indirizzo didattica@gentidabruzzo.it, in maniera tale da avere appunto le informazioni, eventualmente effettuare anche iscrizioni, perché queste le lezioni si terranno sulla piattaforma Google Meet. Quindi questa è proprio l'iniziativa prossima che febbraio, abbiamo in cantiere. Inizieremo febbraio. Domenica 7 febbraio. Ok, perfetto. Io vi dono un libro di No Man's Land. Esatto, perché comunque racconto il luogo d'Abruzzo e c'è un grande lavoro anche da parte della fondazione di Mario Pieroni e di Dora. E poi volevo ringraziare anche l'amministratrice che poi lavora di ICTA, che è Giorgia Montebello, che pro bono lavora in questa associazione, in questa società, in questo incubatore culturale. Quindi bisogna essere onesti verso chi si adopera senza guadagno, con un discorso più sociale piuttosto che economico. Ecco. Giornale del Conte, giallo, thriller, noir, romantico, d'avventura, violento, di guerra. Che film si può girare nel Museo delle Genti d'Abruzzo? Io non so perché all'interno del Museo delle Genti girerei proprio il film storico dell'arte contemporanea dagli anni 70 ad oggi a Pescara, perché ecco Pescara è stata Benissimo. Una grande fucina. Bisognerebbe ecco. Individuare, come sarò anche di parte, Mario Pieroni come assolutamente quello che ha portato a Pescara degli artisti di arte contemporanea di assoluto rilievo, cioè ci abbiamo avuto proprio. Va bene, ci abbiamo questo. L'idea, vi siete incontrati, sì, i musei sono, vediamo sono, che si può fare. Sono pronti, io sono pronta. E sarà un onore se riusciremo a farlo, diciamo, è una cosa buona. Allora, grazie a Letizia Lizza, presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo, grazie a Germano Del Conte, presidente grazie di ICTA e della CDA anche di No Man's Land. Abbiamo parlato di tante cose, voglio ringraziare anche per Luigi Di Lallo che è dovuto scappare verso il suo lavoro, la sua pubblicità da girare, ma che abbiamo avuto con noi con grande piacere per il suo film Troppa Famiglia, girato a Rapino, ve lo ricordo, in tempi di Covid. Abbiamo parlato di tante cose e magari, come si dice, qualcosa nascerà anche da questo. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci.